Dunque, innanzitutto volevo fare una precisazione. Il concetto di riforma, che è una delle parole che appunto viene usata più di frequente perché è su quello su cui si incentra tutta la discussione, per adesso mi limito a dire discussione in merito. Il concetto di riforma non implica necessariamente che la riforma sia qualcosa di positivo. La necessità di riforme è indubbia, è necessaria. Il fatto che poi il contenuto della riforma sia buono e sia comunque migliorativo riguardo al preesistente, questo è da vedersi. Il fatto che ci sia stata una lunga e a tratti anche penosa, faticosa discussione sull'argomento, sta a dire quanto queste riforme siano sofferte. Perché sono così sofferte? Innanzitutto, per quanto riguarda la discussione, si va a parlare della Carta Costituzionale. Qualcuno ha detto che non dobbiamo considerare un tabù il toccare o modificare in qualche modo la carta costituzionale, non è un dogma infallibile. Però voglio dire che molti anni fa, ormai diversi decenni, un gruppo di persone, i nostri padri costituenti, che venivano da sensibilità e da ideologie, all'epoca c'erano ideologie differenti, sono riusciti a trovare un accordo che ha fatto sì che avessimo una delle migliori costituzioni del mondo, dichiarata così da moltissimi costituzionalisti in tutto il mondo. Non è un po' datata oggi, però. Questa carta è ancora molto valida, presenta ancora dei principi che sono sacrosanti e che tuttora costituiscono la base dello Stato italiano, la base della nostra democrazia. Noi deriviamo da una delle democrazie più antiche e più valide del passato. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. È stata violentata secondo me in moltissimi modi, però ancora la Carta Costituzionale è un fondamento della nostra democrazia. E facciamo attenzione, il cambiare un minimo del dettato costituzionale ha delle implicazioni fortissime e questo giustifica tutto il dibattito, e qui poi specificherò meglio che dibattito è stato, però è necessario anche del dibattito accogliere quelle che sono le critiche. Laddove si fa un dibattito e poi si dice ok, avete parlato tutti, è stato interessante. Bene, continuiamo per la nostra strada, il dibattito a nostro avviso perde di significato. Un ultimo concetto che voglio esprimere. Il cambiare un dettame, anche minimo, della Carta Costituzionale ha delle implicazioni molto forti per quanto riguarda tutta la legislazione nazionale e anche regionale, perché la Carta Costituzionale è appunto a fondamento di tutte le leggi. Cambiando quei fondamenti significa dover mettere mano e dover rivedere molti degli aspetti della maggior parte della nostra legislazione, che è molto ampia. Questo è un altro fattore che va previsto. Ma lì non la vedevo.